aggiungere anche lei. Sì, due minuti. Cosa bisogna dire? Ma Irene? Buonasera, chiedo solamente di rimanere più larghi possibili come distanze senza vicina, so che non è facile, non ci sono le linee in terra, però vi chiedo solo questa gentilezza di mantenere la giusta distanza, poi tra 3 minuti iniziamo, 1 minuto. Il CED dice che 3 minuti prima vogliono comunicato che iniziamo. Il CED vuole che 3 minuti prima gli comunichiamo che iniziamo, solo che lui sta di là. Sì, ok, pare che ci siamo tutti, giusto? Mi pare che ci siamo tutti. Michelon. Sì, manca Carlezzo. Manca Bossi. Eccolo qua, Carlezzo è arrivato. E anche Bossi. Devono igienizzare le mani. Allora si può dire al CED che tra qualche minuto iniziamo, eh? Ok, si può iniziare? Ok, grazie. Allora, buonasera a tutti. Stasera l'accesso da parte del pubblico sarà consentito nei limiti della normativa vigente in tema di distanziamento sociale e divieto di assembramento. La seduta sarà audio-video registrata e domani ne sarà resa accessibile la registrazione. Diamo avvio al Consiglio Comunale convocato... Sì. C'è anche lo streaming, mi comunicano adesso, ok, grazie. Diamo avvio al Consiglio Comunale convocato per questa sera, passo la parola al Segretario Comunale perché proceda con l'appello. Grazie Presidente, benvenuti, procedo all'appello. Catelli Maria, presente. Bossi Fausto, presente. Navarra Giacomo, presente. Callini Enrica, presente. Stevenazzi Piera, Moltrasi Gabriele, presente. Corio Elena, Mannino Alessio, presente. Beltemacchi Fabio, presente. Croci Raffaella, presente. Moretti Dario, presente. Michelon Simona, presente. Baroffio Marco, presente. Carlesso Paolo, presente. Lomi Walter, presente. Guaglianone Claudia, presente. Fasolino Federico. Prego Presidente. Allora, prego consigliere Baroffio. Il microfono è quello lì. Però inizia, lo viene a prendere la prima volta, poi.
Buonasera a tutti. Chiedo per cortesia al Consiglio Comunale e alle persone presenti di prestare un minuto di silenzio per due cose molto importanti. La prima, in omaggio, in cordoglio di tutte le vittime del Covid che hanno colpito la nostra nazione e il mondo intero in questo periodo. E il secondo, per una persona che per me è stata un avversario politico, che ha sempre presenziato a tutti i consigli comunali, e mi sto rivolgendo a non Lucio Bottini, militante della Lega. Corso. Andiamo avanti col consiglio. Grazie consigliere Baroffio, capogruppo. Con nota protocollo comunale numero 8551 del 19 maggio 2020, ai sensi dell'articolo 25,2 del regolamento consiglio comunale, su richiesta del sindaco Maria Catelli, ho invitato a partecipare alla seduta il responsabile del settore gestione risorse, dottor Roberto Cisvento, per relazionare e dare informazioni e quant'altro risulti necessario per la trattazione degli argomenti di competenza iscritti all'ordine del giorno. Con nota protocollo comunale numero 8957 del 27 maggio 2020, in virtù dell'articolo 22 del regolamento del Consiglio Comunale, ho invitato a partecipare alla seduta il signor Rosa Luigi Enrico, nominato dal sindaco con decreto numero 8 del 22 maggio 2020, assessore esterno con delega nelle materie lavori pubblici, manutenzione e tutela ambientale. Passiamo quindi a trattare il primo punto all'ordine del giorno. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta consigliare dell'8 aprile 2020, atti dal numero 2 al numero 11. Con nota protocollo comunale numero 7079 del 23 aprile 2020, i verbali della seduta consigliare dell'8 aprile 2020 sono stati trasmessi ai capigruppo consigliari. Se qualche consigliere ha da fare osservazioni. Ok, bene. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. I consiglieri favorevoli? Ok. I consiglieri contrari? Nessuno. E i consiglieri astenuti? Passiamo quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, comunicazioni del sindaco. Do la parola al sindaco Maria Catelli perché dia le comunicazioni. Grazie a tutti, buonasera. Grazie al consigliere Baroffio per aver ricordato Bottini. Faccio comunicazioni in ordine cronologico. Quindi, con nota protocollo comunale 8332 del 15-5, i consiglieri comunali Federico Fasolino e Claudia Guaglianone hanno comunicato la costituzione del gruppo consigliare Fratelli d'Italia, designando con nota protocollo comunale 8421 del 18 maggio come capogruppo il consigliere Fasolino. Con nota del 15 maggio, nota protocollare 8397 del 18-5, l'assessore Gabriele Moltrasi ha rimesso nelle mie mani le deleghe della carica di assessore ai lavori pubblici, manutenzione e tutela ambientale, ricevute con decreto 14 del 31-5-2020. Con nota del 16 maggio 2020, nota protocollare comunale 8398 del 18 maggio 2020, l'assessore Fausto Bossi ha riconsegnato nelle mie mani le deleghe a lui affidate in materia di eventi, sport e tempo libero, comunicazione e informatizzazione.
Con decreto numero 8 del 22 maggio ho nominato componente della giunta comunale il signor Luigi Rosa, Rosa Luigi Enrico, assessore esterno, delegando lo stesso le seguenti materie: lavori pubblici, manutenzioni e tutela ambientale. Con nota del 22 maggio 2020, assunta il protocollo comunale dell'ente al numero 8755 del 25 maggio, ho rassegnato le mie dimissioni dalla carica di sindaco del comune di Fagnano Lona, che oggi con nota al protocollo ho rimesso, ho annullato. Su questa cosa vorrei spendere due parole. Allora, questi sicuramente sono stati dei giorni difficili, che sicuramente sono serviti a me e a tutti noi della maggioranza a capire una cosa, perché veramente siamo stati eletti. Io sono una persona che spesso non va per il sottile, abbiamo avuto momenti di confronto molto duri, momenti anche molto difficili, si sono usati dei toni spesso non facili da accettare da parte di tutti noi. Questo però ci ha portato a capire veramente perché appunto siamo stati eletti, anche davanti alle mie dimissioni. Non credevo di avere così tanta risposta da parte della gente, della popolazione, di persone anche non della mia parte politica, che mi hanno chiesto di restare in questo particolare momento di difficoltà, ma anche per il futuro. E su questa cosa io ho fatto un passo indietro rispetto anche ai miei concetti, ai miei preconcetti. Tutte le persone della maggioranza hanno fatto un passo indietro, ci siamo trovati oggi a condividere un nuovo percorso per i prossimi mesi. Sicuramente nell'ultimo anno abbiamo lavorato per Fagnano e i risultati sono stati spesso invalidati dalla nostra non compattezza, che oggi abbiamo portato alla luce e ci siamo però ricompattati per ricominciare. Io ho fatto un passo indietro sulle mie dimissioni e dai prossimi giorni, già da domani alle ore 15 verrà effettuata la prima giunta, domani mattina ci sarà il nuovo decreto di nomina e lavoriamo compatti solo per Fagnano. Ringrazio l'assessore Conte per il lavoro di questi mesi. Ringrazio tutti gli assessori che hanno fatto un passo indietro anche per poterci dedicare ad un nuovo inizio. Ringrazio l'assessore Rosa per aver accettato il mio invito a partecipare alla nuova giunta. Vi do i nomi dei nuovi componenti della giunta. Ringrazio tutte le forze politiche che hanno con me lavorato in questi giorni per cercare di arrivare a un risultato solo per Fagnano. Gabriele Moltrasi, vice sindaco con delega ai servizi sociali, vi dico le principali deleghe: la signora Elena Corio, politiche educative, signor Bossi Fausto, manutenzioni, tutela ambientale, sportello unico per le attività produttive, Claudia Guaglianone, eventi, sport, biblioteca, Luigi Enrico Rosa, bilancio, tributi, GEASC e lavori pubblici. A me resta la delega all'urbanistica, alla cultura, all'informatizzazione, al personale, il corpo di polizia locale. Grazie. Allora, già mi era stato comunicato che qualche consigliere voleva fare qualche intervento dopo le comunicazioni del sindaco. Sì, brevi, mi raccomando. Prego, consigliere Carlesso. Allora, si sente?
La sentiamo. È acceso? Prova. Ora si sente? Dalle casse. Si sente? Bene. La matematica è una grande cosa, dicevo. Un'architettura a volte semplice, a volte complessa, ma sempre impersonale. Impersonale. Proprio per questo è perfetta. Basta avere fiducia, anzi no, non serve nemmeno la fiducia. Torna tutto, è matematico. Torna proprio tutto. Anche gli assessori sbeffeggiati e sbertucciati dalla loro stessa maggioranza. Citando un film di Sorrentino, magari qualcuno l'ha visto, è di qualche anno fa, Le conseguenze dell'amore. In merito alla fiducia si dice che non bisogna mai smettere di aver fiducia negli uomini. Lo ripeto così è più chiaro. Non bisogna mai smettere di aver fiducia negli uomini. E in effetti così è. La fiducia va riposta nelle persone e non nei numeri. Sarò diretto. Consiglieri di maggioranza, voi siete uomini o numeri? Il foglietto, lo chiamo foglietto, ma voi lo sapete meglio di me. Era una mail. Riportava dei numeri, non delle persone. Ripeto, dei numeri, non delle persone. Suddivisi per insiemi, due insiemi definivano il genere, tre insiemi definivano il simbolo politico di appartenenza. Ripeto, il sindaco politico di appartenenza. Anche lei, sindaco, era in questa logica. Anche lei era su quel foglietto. Quei numeri sono stati decisi altrove, da altre parti, da altre persone, non a Fagnano, non a Fagnano Olona. Numeri frutti di patti ed equazioni fatti altrove, fatti da altri, e che lei sindaco si è fatta imporre. Torniamo ora alla matematica. Occorre, a mio avviso, fare due considerazioni. Anzi, non sono due considerazioni, sono due constatazioni. La prima è che voi siete un insieme, non un gruppo, un insieme costituito da più insiemi, ma di certo non siete un gruppo. Cos'è che vi tiene assieme? A parte quel foglietto e la volontà di stare, rimanere incollati a quelle sedie. Quindi siete un insieme e siete voi stessi a dirlo, siete voi stessi che l'avete detto nelle parole, vedi i comunicati stampa e quello che vi siete detti l'uno all'altro, e nelle opere, peraltro molto scarse, quasi nulle direi. Di sicuro però non siete mai stati una lista civica. È matematico. Ritorniamo alla domanda iniziale. Siete uomini o numeri? Tranquilli. La risposta a questa domanda ve la siete già data voi questa sera. Vedete, i numeri in qualche modo si mettono sempre d'accordo. Signore Carlesso, concluda.
Sono passati 5 minuti. È da novembre che stiamo aspettando un consiglio comunale. In questo consiglio comunale è successo di tutto. Allora, io vi ho dato disponibilità di parlare, però ho detto di essere quantomeno brevi. Consigliere Baroffio, io vi ho già detto che vi facevo fare un intervento. Siccome già è oltre i 5 minuti e il consiglio è ordinario e si tratta d'altro, volevo che il consigliere Carlesso quantomeno concluda. Ok? No, sicura. Allora, presidente Mannino, ne abbiamo già parlato. Devo ribadire quello che ha detto il consigliere Baroffio? Allora, io ho detto che vi davo 5 minuti a capogruppo per dire giustamente la vostra sui fatti accaduti. Io le sto dicendo che i 5 minuti già sono scaduti a 2 minuti di concludere, ok? Non le sto dicendo che le ho dato la possibilità di parlare, sì o no? No, lo deve dare lì, non a me. Votatevelo voi questo. Vabbè, però che modi di fare sono. Prego, consigliere Baroffio. Premessa. Prima di tutto una premessa, mi devo farla per una smentita, per una cosa che è uscita quest'oggi sul giornale, ed è quella di dire di un accordo tra il gruppo Siamo Fagnano e Forza Italia. Questo accordo non c'è trattativa e non c'è accordo firmato. Chiusa la premessa. Signor Presidente, signor Sindaco, assessori, consiglieri, coordinatori provinciali dei partiti, cittadine e cittadini Fagnano, nomino i coordinatori perché sono coloro che in questo momento hanno assunto la giurisdizione di nomina degli assessori in un consiglio comunale. Nel 1979 l'ex e ultima regina d'Italia, in un'intervista a Nicola Caracciolo, disse, parlando dei tempi di guerra, che quando la casa brucia tutti i mezzi sono buoni per salvarla. L'articolo 3 del TUEL, il testo unico degli enti locali, dice: il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. L'articolo 50 dice: il sindaco, e lo dico al singolare perché parla anche del presidente della provincia, per chi conosce il TUEL, il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune. Ebbene, abbiamo perso un anno, perché in questo anno di cose ne sono state fatte ben poche. Voi direte, giustamente, perché siete la maggioranza, dovete difendere l'operato, che avrete fatto molto. Invece mi permetto di, in un piccolo elenco, di ricordare alcune cose, che sono l'area cani, il pinguino per l'asilo, il cimitero che viene aperto il giovedì e chiuso il mercoledì, l'area pedonale che viene tolta. Queste sono le opere che a noi sono giunte in questo anno. In più, una cosa: amministrare un comune vuol dire anche fare degli atti, perché il comune si amministra con gli atti. Io ho apprezzato lo sforzo dell'amministrazione in questo periodo della crisi Covid, ma se devo dire una cosa, e non per fare una critica al vice sindaco uscente, mi sento io di ringraziarla, signora Stevenazzi, che ha fatto il video per chiedere i soldi ai cittadini, cioè il contributo ai cittadini. Secondo me è più necessario che si facciano delle variazioni di bilancio che chiedere i contributi ai cittadini, perché il comune, ripeto, è un ente, fa atti, non siamo un ente di beneficenza, non siamo le dame di carità che chiedono soldi ai cittadini. I soldi dei cittadini sono quelli del comune. Su questa crisi dell'amministrazione cosa dobbiamo dire? Ci sono assessori che escono dalla porta e rientrano dalla finestra, oppure come le porte girevoli degli alberghi,
ho visto, ho sentito il discorso del sindaco stasera, capisco, ma sono volate parole di fuoco nei giorni scorsi, finite anche sui giornali, insulti pesanti, e nel giro di 5 giorni voi con una spugna cancellate tutto e dite siamo uniti, siamo forti, ripartiamo. A 366 giorni dalle elezioni, io vi dico una cosa che ho notato un anno fa. In questo stesso edificio, prima della proclamazione del sindaco, eravamo tutti qui, avevamo sentito tutti i risultati elettorali. Di voi si poteva dire una cosa, di voi che avevate vinto le elezioni, che eravate felici, ma eravate divisi. Eravate tutti divisi in 3 gruppi, tutti che rispecchiavano i gruppi politici dell'attuale maggioranza. Cioè, io dico, ma in un momento come quello, dove dovevate essere felici, eravate divisi. E questa è stata la prima cosa che ho notato di questo gruppo. Vi siete insultati, avete fatto fatica a accettare e a prendere le proprie responsabilità di fronte a parole grosse. Io questa sera l'ho cambiato 3 volte quello che dovevo dire, perché la situazione è cambiata, si è evoluta in questi giorni. Ero pronto ad assumermi io la responsabilità della crisi, perché io avevo pronto il documento, venivo qui, chiedevo le dimissioni di 9 consiglieri. Perché aspettare 20 giorni canonici richiesti dalla legge del sindaco, con rischio poi di fare un commissariamento lungo che vada oltre fino alla primavera, quando si può andare a settembre? Dico, piuttosto il male minore piuttosto che il male maggiore. E perché un commissario? Perché di fronte a un'amministrazione che decide c'è bisogno anche di qualcuno che decide. E allora a questo punto dico, meglio uno che arriva a poche piccole decisioni, che sia la normale amministrazione, ma che decida, rispetto a non decidere. Non è arrivato perché vi siete riaggiustati, ma per quanto, Beltemacchi? Quanto? 2 mesi? Se tra 2 mesi siamo punto e a capo e questa maggioranza va di nuovo in crisi, perché il rischio c'è, perché le persone sono le stesse, Beltemacchi, le persone sono le stesse, non sono cambiate, non sono gruppo cambiate. Beltemacchi però sta facendo un intervento, il consigliere il consigliere Baroffio. Dopo, guardi, il tempo ce l'ha anche per esprimere. Io dico semplicemente che le persone non sono cambiate, sono cambiate le deleghe, sono cambiate solo le deleghe. E qui l'interesse unico deve essere quello di lavorare per il paese, lavorare per il paese. Questa non è una passerella, noi non siamo qui per farci vedere che siamo belli e siamo bravi, no, bisogna lavorare, bisogna avere il pensiero di quello che si vuole fare, ma non domani mattina, tra un anno, perché la progettualità di un'amministrazione è questa. Comunque concludo, perché non voglio dilungarmi oltre, con una frase che mi è stata suggerita oggi, ma che ritornava in me, dentro nella mia testa, da un anno a questa parte. Lo scorso anno, quando ci fu la prima fiducia al governo Conte, parlò Sgarbi, e Sgarbi disse questa frase. Lui dava la fiducia al governo. Io vi do anch'io la fiducia a questa amministrazione, una fiducia piena. Vi do una fiducia piena, perché voglio vedere il vostro declino e la vostra fine. Grazie. Prego, consigliere Lomi. Buonasera a tutti e buonasera ai nuovi assessori, in un caso, e anche ai vecchi, per così dire. Io, come diceva anche il consigliere Baroffi, ho fatto molta fatica a scrivere qualcosa per cercare di esporre quello che è il nostro pensiero rispetto a tutta questa situazione. Le anime che compongono il nostro partito, il nostro movimento, o comunque la nostra ala, hanno lottato ferocemente per decidere da che parte stare, da che parte porci, cosa chiedere all'amministrazione. Però alla fine abbiamo deciso di deporre le armi per il bene del paese, e quindi non andare a fondo nella critica e nel chiedere altrettante cose all'amministrazione. Ci saremmo aspettati la stessa cosa dall'amministrazione. Abbiamo appunto provato a scrivere qualcosa per sintetizzare il nostro pensiero, ma abbiamo fatto veramente molta fatica. Mi ha preceduto il consigliere Baroffio, perché di giorno in giorno cambiavano le cose, e non credo che questa sia una cosa molto bella per un gruppo che amministra un paese. Potrebbe suonare molto strano ciò che sto per dire, vista la velocità con la quale l'amministrazione strappa e ricuce le situazioni critiche. Vorrei anche dire che
speravamo che quest'ultimo vaso rotto si potesse riparare con la famosa arte nipponica che l'assessore Moltrasi immagino conosca, che è il kintsugi. Ai noi, credo che nemmeno questa volta voi siate così lungimiranti e oculati da utilizzare un'arte così nobile. Ai noi, crediamo che non sia una riparazione che durerà a lungo. Ma veniamo a quello che è, o meglio era, fino a poche ore fa, il nostro pensiero. Finalmente questa giunta ha compiuto una scelta oculata, audace e lungimirante per il bene di Fagnano Lona. Sto parlando al passato. Finalmente, dopo un anno trascorso a redimere beghe interne per cercare di comunque di rimanere alla guida dell'amministrazione, i nostri assessori si sono svegliati e hanno mollato la presa. Questo è successo. Finalmente il sindaco ha staccato la spina, ha preso una decisione saggia. Finalmente torneremo a votare. Finalmente la gente di Fagnano, che oramai si sarà resa conto della pochezza dei nostri attuali amministratori, restituirà tanti voti a questa amministrazione quanti progetti realizzati per la crescita di Fagnano, cioè nulla, poco, quasi nulla. Troppe le occasioni perse, le decisioni rimandate, troppa la mancanza di idee, di iniziativa da parte della giunta. Non sto a ripetere, perché ci siamo già passati più e più volte su questa pochezza. Si è buttato al vento fastidioso dei giochi di potere un anno prezioso, ancor di più col senno di poi, aspettando che gli assessori si impegnassero e soprattutto cominciassero a lavorare alacremente, così come questo paese si merita. Ma nulla, non è successo nemmeno questo. Questo è quello che pensavamo e volevamo gridare ai quattro venti. Non lo avremmo fatto per un semplice motivo. Dico non lo avremmo perché le dimissioni sono state ritirate. Siamo in piena emergenza sanitaria e a breve saremo investiti da una grandissima emergenza economica. Ed anche qui queste due emergenze forse nessuno si ricorderà delle persone che sono qui presenti. Nessuno ha mai vissuto una cosa del genere, ipotizzo qua dentro. Le ultime notizie ci informano di una grande quantità di liquidità che a breve, speriamo, arriverà per le famiglie e le imprese. Di ieri la notizia che anche l'Europa finalmente dovrebbe aver capito e quindi stanziato cifre mai viste. Questo però purtroppo non basta, perché per amministrare e gestire al meglio la crisi e gli aiuti che speriamo arrivino, occorre un'amministrazione nel pieno delle proprie funzioni, non un commissario prefettizio, che pendeva su tutti noi in questi ultimi giorni. Ed è in principal modo per questo, quindi, che chiediamo al sindaco di rimboccarsi ora, finalmente, le maniche, insieme alla giunta, in cui, alla luce delle ultime notizie apparse sui giornali, ci sarebbe da augurare, ed è vero, un benvenuto e dei bentornati. Ci auspichiamo una maggior predisposizione alla collaborazione con le minoranze tutte, almeno per superare queste crisi, queste, perché sono di più di una la crisi, per aiutarci a ripartire nel più breve tempo possibile, per cercare di riportare finalmente una più consapevole normalità a Fagnano Lona, per dimostrare quel rispetto e quella responsabilità che meritano i ruoli istituzionali e soprattutto, ancor più che le istituzioni, i cittadini, che a quei ruoli si affidano, dando finalmente senso a quel più Fagnano che deve essere qualcosa di un nome accattivante per la campagna elettorale, che deve essere un qualcosa di più che un nome accattivante. Riteniamo, e sto finendo, di appartenere alla schiera dei responsabili e, seppur con amarezza per tutto ciò che non è stato fatto finora, siamo contenti che si chiuda la crisi nelle crisi. Questa era una crisi nelle crisi. Una felicità a tempo è la nostra, è una felicità a tempo. Non ci impedirà questa felicità di essere tra le più dure opposizioni che Fagnano abbia mai avuto. Un'ultima cosa, mi rivolgo al sindaco, ma mi rivolgo un po' a tutti. Sarebbe auspicabile, e lo dico con cognizione di causa, che le notizie, soprattutto quelle ufficiali, arrivassero veramente prima per i canali ufficiali piuttosto che per i giornali. Io ho saputo che il sindaco ha ritirato le sue dimissioni da un giornale,
e dopo mi è arrivata la nota di protocollo. Questa è una cosa che, per carità, grazie che ci siano i giornali che scrivono per noi, però io penso che la nota di protocollo debba arrivare un minuto prima che la pubblicazione sul giornale. Volevo soltanto... Consigliere, le chiedo che deve concludere. Se ho 30 secondi... È andato oltre, per correttezza glielo devo dire. Se ho 30 secondi concludo. Volevo solo leggere le parole che ha pubblicato una persona che rimarrà anonima. Sono parole semplicissime, 2 secondi. A tutta la giunta chiediamo serietà e continuità, collaborazione e confronti propositivi atti a favorire il bene dei fagnanesi, perché a noi delle seggiole non frega niente, sta parlando un cittadino, sappiatelo, altrimenti la prossima volta fate un favore a tutti, evitate di candidarvi, risparmiate tempo e rumors inutili. Grazie. Altri interventi? Ok, prego. Consigliere capogruppo Fasolino. Sentite, sì. Dopo a risposta vuole rispondere anche il vice sindaco. Okay. Che è stata tirata prima in ballo. Allora, volevo leggere la motivazione della creazione del gruppo di Fratelli d'Italia. Allora, i consiglieri comunali Federico Fasolino e Claudio Guaglianone, in conformità a quanto stabilito dal regolamento del Consiglio Comunale, articolo 68 dello Statuto del Comune di Fagnano Lona, con la presente comunico la costituzione del gruppo Fratelli d'Italia e la conseguente fuoriuscita dal gruppo in maggioranza più Fagnano. La volontà nella creazione di questo nuovo gruppo che si sta formando è pertanto quella di prendere le distanze dalle decisioni divergenti che caratterizzano il gruppo di maggioranza per crearne uno con lo scopo di supportare il sindaco. L'obiettivo sarà quello di continuare a lavorare con il massimo impegno e responsabilità, come fino ad ora è stato fatto in questo Consiglio Comunale. Voteremo con diligenza e professionalità nel rispetto del mandato che ci è stato conferito dai nostri elettori. Voteremo di volta in volta le proposte presentate con onestà intellettuale che ci ha sempre contraddistinto. Supporteremo le decisioni del nostro sindaco per il bene del nostro paese. Tale decisione non è dettata da personalismi individuali, ma per costituire una proposta valida per il futuro del paese. Inoltre, il nostro rispetto per la carica istituzionale del sindaco prescinde da qualsivoglia presa di posizione all'interno del gruppo consigliare. Fagnano Lona, il 14 maggio 2020. Allora, prego, vice sindaco. Sì, è già in rosso. Forse di mettere poco più vicino. Non è già acceso. No, questo no, adesso vai. Vorrei rivolgermi, si sente, al consigliere Baroffio. È inutile fare questo giro di parole, abbiamo apprezzato, quando non è altro che disprezzo, perché comunque anch'io vengo informata di quello che viene dato alla stampa. C'è una grossa differenza tra noi e voi, perché noi non pubblichiamo assolutamente niente e lavoriamo, voi pubblicate e non date nessun apporto. Questa sarebbe la vostra collaborazione, questa è la collaborazione che voi avete detto il primo giorno in cui si è insediato il consiglio: noi lavoreremo, saremo la minoranza, ma lavoreremo propositivamente, lavoreremo per il bene del paese e vi daremo la nostra massima collaborazione. Se quello che avete fatto in questo anno si può definire collaborazione, se poi ci aggiungiamo tutti gli articoli e quant'altro, siamo veramente a un basso livello. Poi un'altra cosa, non abbiamo fatto niente. Secondo lei io avrei fatto uno spot, giusto? È così che l'ha definito. Io non ho fatto uno spot, semplicemente perché lei non è a conoscenza delle richieste delle famiglie che veramente sono in difficoltà economica, e noi abbiamo lavorato per quello. Sono state fatte delle donazioni, ci è arrivata una cifra dallo Stato, ma non bastava per far fronte a tutte le domande pervenute, quindi restava da fare anche quello, visto che
cioè poca gente ha donato, e grazie a quelle persone che hanno donato, perché se non fossero arrivati anche quei circa 8.000 euro lì, non lo so quante persone avremmo dovuto lasciare veramente con l'acqua alla gola. E poi, prima di dire non abbiamo fatto niente di qui di là, ma voi, noi non andiamo a sbandierare quello che facciamo, noi facciamo e basta. Quindi andate a vedere cosa abbiamo fatto. No, non abbiamo fatto niente, abbiamo fatto solo questo e la ciclabile, quella e quant'altro. Quattro cose. Non è vero, perché noi abbiamo lavorato e voi ci avete dato una mano in questo periodo di coronavirus. Questo non l'avete fatto, però noi ci siamo prodigati, e per le mascherine, le spese, i farmaci e quant'altro. Cioè, ma voi insultate e basta, non siete in grado di valorizzare il lavoro di nessuno, di nessuno. Solo insulti e basta. Poi con i giornali, io non ho mai parlato, solo ed esclusivamente, lo può confermare il giornalista che è qui presente, solo per un comunicato, perché io sono stata citata in un articolo, e non doveva essere, che non doveva essere fatto così, in quel modo, quando le cose si sapevano. E lasciamo perdere, però io non ho mai sbandierato, come i miei colleghi della giunta hanno sbandierato, il lavoro che si faceva. Si andava avanti a testa bassa e ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile, abbiamo dato tutto. Ma che cosa volete? C'erano dei progetti in cantiere, si sono bloccati dopo i primi di marzo con il coronavirus, e cosa facciamo? Li andiamo a fare lo stesso quando non è possibile? Io non lo so, ma un briciolo, non so, di comprensione. Questo proprio vi manca assolutamente, manca veramente a tutti, perché non è così che si fa opposizione. Io ho mai visto veramente una cosa del genere. Poi se sono personalismi o cosa, è un'altra cosa. Però al di là di quello, l'opposizione non si fa in questa maniera. Bisogna essere costruttivi e basta. Non tutti questi articoli di giornale, ma è vergognoso. Cose vergognose ho letto, ma veramente, basta. Non ho altro da dire, perché... E questa emergenza economica la stiamo gestendo, sappiamo che verrà avanti e ci stiamo dando da fare anche per quello. È inutile che lei ci venga a dare lezioni che ci sarà l'emergenza economica, perché lei crede che noi non lo sappiamo? Sì. Ah? Visto che no, lo la sappiamo, per diritto per lo per sappiamo in base all'articolo, lo però chiedo. Se ci dà... Allora, no, se no, vuole c'è un replicare... articolo per questione personale e chiedo per replicare, però non replico tanto. Allora... No, io sto dicendo che l'emergenza economica sappiamo anche noi che arriverà e come si arriverà, visto i dati precedenti e le persone che sono state aiutate. E non sono i soliti che arrivano ai servizi sociali, ma molto, molto di più, e di tutte le categorie. Se volete io vi faccio l'elenco. È vergognoso che voi diciate queste cose, ed è assurdo. Cioè, se non ci sono i soldi, cosa facciamo? È logico che ci stiamo dando da fare per arrivare ad affrontare quello che arriverà a breve. Non è che abbiamo bisogno di lezioni dai maestrini, eccetera. Ma scherziamo. Allora, per la replica brevissima, dopo devo dare la parola al capogruppo. Nessuno fa lezioni da maestrini. La collaborazione, la collaborazione, anche quella. Ha perso un'occasione per tacere, perché quando dico che apprezzo il lavoro dell'amministrazione in tempo di Covid, lo dico sul serio, non la prendo in giro. Ho scritto che ho preso in giro il... Cosa ho scritto? Ho scritto che ci sarà un problema economico, ci sarà un problema per le scuole, e questo è il suo dovere, sa. Pensare a quello, per stanziare dei soldi, perché lei è l'assessore fino a domani ai servizi sociali, lo sa qual è il problema, lo so anch'io che ci sono famiglie che hanno più bisogno di mangiare, che non hanno soldi rispetto a prima e che non sono i soliti. Non ho certo tirato in ballo quello, io ho detto c'è un... assolutamente io no, mi trovi l'articolo dove io dico una cosa del genere, mi trovi l'articolo, su, mi dica dove. Io dico che c'è gente che sono i soliti che vengono a dire queste cose. Ma come si permette che io dica queste cose qua? E lei? Allora, scusate. Ho fatto l'articolo dicendo che ci sarà un problema economico enorme, che bisogna iniziare a pensare, ma non pensare domani, ma bisogna pensare ieri. Ma cosa ne sa? Allora sa tutto lei. Certo.
Sì. Infatti gli hanno tolto la delega, allora, ai servizi sociali. Ci sta degenerando, bravo. Scusate. Volevo dare, scusi assessore, volevo dare la parola al capogruppo Beltemacchi, l'aveva chiesta prima. Per favore, una alla volta, non si sente. Anche lei. Allora, io non ho scritto niente, vado a cappella, perché in base a quello che uno dice poi replica, no? Io proprio stasera mi sono reso conto di quanto il mio gruppo è meglio del vostro, perché da parte nostra c'è stata l'umiltà del sindaco di fare certe mosse, l'umiltà degli assessori di rimettere le deleghe, nessuno fa il saccente, nessuno fa il filosofo e nessuno fa il precisino. Quindi ancora più mi convinco che il mio gruppo è fatto da brave persone, oneste, e che sicuramente cominceranno a lavorare. Pensa un po'. E questo grazie alla vostra, chiamiamola, esuberanza. E capisco anche perché Fagnano non vi ha votato. È tutto qua. Altri interventi in risposta? Dopo concludiamo, perché mi sa che tutti... Prego, consigliere Moretti. Grazie. Grazie, semplicemente volevo fare una piccola replica. L'unica cosa che le volevo invitare a indossare i guanti, è l'unica cosa che le chiedo, perché vi passa del microfono. Non mi sembra di essere così infetto, però va bene. No, per no, rispetto... non è per quello, è per un... Certo, certo. Ci mancherebbe, non metto in dubbio. Certo, il giudizio comunque volevo replicare, non è mai stato sulle persone. Ok, visto che si definisce sulle persone. Allora, capogruppo Beltemacchi, però non dobbiamo accavallarci. Adesso sta il giudizio facendo l'intervento è stato il consigliere fatto Moretti. Sull'operato, il giudizio al nostro attuale vice sindaco, visto che definisce il noi e il voi come se noi vivessimo sulla luna. Le posso garantire che non vivo sulla luna e che ho contatto diretto con la cittadinanza fagnanese, quindi quando diciamo, stimolando certe cose, forse essendo voi nella parte dell'amministrazione, quindi essendo voi quelli che dovreste decidere le azioni da fare, dovreste farlo. Il nostro compito non è venire a essere seduti là, siete seduti là voi. Il nostro compito è quello di stimolare, ma questo lo dice la legge dello Stato, noi dobbiamo stimolare e controllare, punto. Poi può piacere o non piacere le cose che sono state dette a me personalmente dietro, oppure non può piacere a lei. Io a lei proprio. Assessore, poi le do la parola se vuole intervenire, però non fate dibattiti uno contro l'altro, perché non serve. Altri interventi? Poi chiudiamo, andiamo avanti con il consiglio ordinario. Ok, nessun altro? Prego, consigliere Baroffi. Poi se il consigliere Carlesso rientra... Poi dopo ho finito. Caro Beltemacchi, noi saremo saccenti tutto quello che vuoi. Come sei onesto tu, siamo onesti anche noi. Come vivi il paese tu, lo viviamo anche noi. Venire qui... Con quale rabbia? Però, consigliere Beltemacchi. Non ti dico, ci vuole tanta dignità essere qui stasera, sappilo. Forse in te mi vergognerei, però tu dai dei saccenti a noi. Guardati in casa e non dare degli onesti e disonesti agli altri. Guardati in casa. No, tu siamo onesti. Siamo onesti anche noi, uè. Presidente, me ne frega niente. Tu hai detto quelle cose lì. Io ti dico, guardati in casa. Se tra due mesi saremo qua ancora, ti dirò, siamo bravi, siamo belli. Sì, vabbè. Va bene, bene. Andiamo avanti col consiglio comunale, perché sennò... Ok, passiamo quindi a trattare il terzo punto all'ordine del giorno: comunicazione e variazione di bilancio di cassa approvata con deliberazione di giunta comunale numero 20 del 20 febbraio 2020 e comunicazione prelevamento dal fondo di riserva. Passo la parola all'assessore Monica Conte perché si proceda ad illustrare le comunicazioni. Chiudiamo la porta o allontaniamo le persone? Si sente? Si sente? Vieni qua, scusa.
deve essere più basso il tasto. Sì. Mi sentite? Sì. Scusate. Prima di cominciare, doveroso, visto il cambio, volevo ringraziare da parte mia tutti quanti. In primis il sindaco per la fiducia che mi ha dato fino adesso, gli assessori che hanno collaborato con me, Cisvento che mi ha supportato in questo periodo. Non posso dire nient'altro che augurare a chi continua e a chi arriva un buon lavoro per il futuro, sempre in positivo, spero sempre per voi. Entro nel merito dei numeri a questo punto. Quindi la prima è questo punto è una semplice comunicazione di variazione di bilancio di cassa. È un aspetto molto tecnico, nel senso che il bilancio, scusate ma faccio una fatica tremenda a parlare con la mascherina, si è reso necessario apportare delle variazioni di cassa per poter continuare nell'attività del comune. Non sono delle variazioni finanziarie ma semplicemente di cassa, rispettando sempre tutti gli equilibri. Sono delle variazioni agli assenziamenti di cassa relativi ai capitoli di spesa assegnati al piano esecutivo della gestione 2020. Nello stesso punto diamo comunicazione di un prelevamento dal fondo di riserva, perché non so se tutti i consiglieri si ricordano, l'avevamo fatto una variazione urgente per le gomme del mezzo della protezione civile. Il mezzo doveva essere sottoposto a revisione, se non si cambiavano le gomme non avrebbe superato questo aspetto, e quindi, non potendo fare variazioni perché non c'erano i tempi tecnici, abbiamo dovuto apportare una variazione di cassa perché il mezzo doveva per forza passare la revisione, scusate. Così abbiamo fatto un prelevamento di fondo di cassa per dare la possibilità di fare questa modifica. Bene, passiamo quindi a trattare il quarto punto all'ordine del giorno. Ratifica variazione di bilancio urgente approvata con deliberazione di giunta comunale numero 36 del 2 aprile 2020. Passo la parola all'assessore Monica Conte perché proceda ad illustrare l'argomento. La variazione è stata fatta con appunto la modalità di variazione urgente, quindi passando per la giunta e poi comunicata, ratificata qui in consiglio, in quanto a seguito appunto dell'arrivo del Covid al comune di Fagnano Lona sono pervenuti 66.258,95 euro dal Ministero, dallo Stato, che sono stati subito utilizzati, dovevano essere destinati ovviamente a misure urgenti di solidarietà alimentari, sono stati utilizzati per l'acquisto di buoni spesa, per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercenti commerciali e l'acquisto di generi alimentari o di prodotti di prima necessità. Sono stati emessi dei buoni con un valore minimo di 200 euro, incrementabili in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, seguendo determinati requisiti per poterli chiedere, quindi residenza nel comune, situazione di riduzione del reddito, verifica della successiva campione della fondatezza delle dichiarazioni fatte. I tagli di buoni spesa erano di 25 euro e sono stati tutti completamente utilizzati. Interventi? Prego, consigliere. Grazie Presidente. Io faccio solo la dichiarazione di voto. Il nostro gruppo voterà astenuto. Lomi, capogruppo Fasolino? Niente, ok. Capogruppo del De Macchi? Niente. Allora, ok, bene. Allora, se nessun consigliere ha da fare osservazioni, possiamo procedere alla votazione. I consiglieri favorevoli? I consiglieri contrari e i consiglieri astenuti. Sono 1, 2, 3, 4, perché uno manca. Un assente. Sono 4 astenuti.
e una deliberazione immediatamente esecutiva, pertanto occorre procedere alla seconda votazione per l'immediata esecutività. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. I consiglieri favorevoli? I consiglieri contrari? E i consiglieri astenuti? Sempre 4. Passiamo subito all'esame del quinto punto all'ordine del giorno, ratifica variazione di bilancio urgente approvata con deliberazione di giunta comunale numero 50 del 24 aprile 2020. Passo la parola all'assessore Monica Conte perché proceda ad illustrare l'argomento. Allora, questa è una vera e propria variazione. Ci sono diversi capitoli, voci che abbiamo preso in considerazione per poter apportare appunto le variazioni al bilancio di previsione. Se la Giunta ha dettagliato nella sua proposta di delibera e poi nella delibera quelle che sono le variazioni, dividendole per spese e per, ovviamente per entrate, suddivise per missione e per programma. Leggo l'elenco delle spese a cui abbiamo portato le variazioni: 7.500 euro per l'acquisto sulla missione 1, scusate, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, meno 11.840 euro, minore spesa del personale ufficio tributi per il rinvio a causa dell'emergenza coronavirus e dell'assunzione di personale. 94.143 euro sulla missione 1 programma 5, che si forma da 2.500 euro di protezione di dispositivi di protezione individuale, 90.000 euro per interventi di efficientamento energetico degli immobili comunali, e a questo corrisponderà una variazione di entrata di pari importo. 4.940,54 euro sulla missione 1 programma 10 delle risorse umane, delle risorse umane. 1.740 euro per gli straordinari del personale della polizia locale e 3.200 euro per spese di formazione. Quindi 16.500 euro sulla missione 4 programma 1, 4.750 euro di trasferimenti a GEASC per il sistema educativo da 0 a 6 anni e 11.750 euro per i trasferimenti ai nidi scuola e infanzia. Anche questo bilanciato dalla maggiore entrata di pari importo. Meno 1.643 euro sulla missione 4 programma 2, minore spesa per la realizzazione campo basket Orru, intervento già finanziato nel 2019. Più 10.582,23 spesa per la sanificazione degli ambienti, di corrispondente c'è la maggiore entrata di pari importo. 10.000 euro di interventi di solidarietà alimentare, anche in questo caso abbiamo la maggiore entrata di pari importo. 14.100 euro sulla missione 12 programma 6 interventi per il diritto alla casa, interventi per la 1.100 euro per contributi di solidarietà e trasferimenti a famiglie per morosità incolpevole sul libero mercato per 13.000 euro. Anche in questo corrisponde una maggiore entrata di pari importo. 3.000 euro sulla missione 12, programma 7, servizi sociosanitari e sociali. Di contro a pareggio, quindi come maggior per variazioni di entrata, abbiamo un 4.360 euro per maggiori entrate da recupero evasione IMU sul titolo primo, 42.922,77 euro che sono i ministeri, maggiore trasferimento dal Ministero dell'Interno per il concorso al finanziamento delle spese di sanificazione e della disinfezione degli uffici, degli ambienti e mezzi comuni, dei comuni per 10.582,23 euro, e per finanziare le maggiori spese per le prestazioni del lavoro straordinario del personale della polizia locale per 1.740 euro, 16.500 euro per il trasferimento del sistema educativo 0-6 anni, 1.100 euro trasferimento contributo di solidarietà, 13.000 euro per la morosità incolpevole sul libero mercato. La maggiore entrata di 10.000 euro per i trasferimenti correnti alle famiglie sono le donazioni per il sostegno spese per l'emergenza Covid-19 e solidarietà alimentare e 90.000 euro il contributo statale per l'intervento dell'efficientamento economico.
C'è da specificare che sul conto corrente che è stato aperto per l'emergenza Covid era, per legge doveva essere specificatamente indicato la misura per cui veniva utilizzato. Sono state previste due causali di versamento: emergenza Covid-19 e emergenza Covid-19 per solidarietà alimentare. Successivamente la Giunta ha comunque deliberato di spostare di utilizzare tutto l'importo del conto corrente per la solidarietà alimentare, in quanto appunto la legge permetteva di spostare l'emergenza Covid sull'emergenza solidarietà alimentare, e comunque si è visto che i 66.000 euro della solidarietà alimentare sono finiti praticamente subito, e quindi si è ritenuto opportuno destinare subito tutte le donazioni alla solidarietà alimentare. Prego, interventi. Prego, consigliere Carlesso. Il microfono. È matematico. Ritorniamo alla domanda iniziale. Siete uomini o consiglieri? Scusi, uomini o numeri, mi sono sbagliato. Tranquilli, la risposta alla domanda ve la siete data voi stessi. Vedete, i numeri, in qualche modo, si mettono sempre insieme, in relazione tra loro, si aggiustano, anche nel caso di numeri decimali, compresi tra 0 e 1. Si arriva sempre a un risultato. Nella matematica pura è importante solo arrivare al risultato, poco importa che quello sia 0 o negativo, come nel vostro caso. In fondo, da soli, ci siete già arrivati a determinare il vostro risultato in questo primo anno di amministrazione. Un presidente di commissione dimissionario, due assessori dimissionari, un sindaco dimissionario, seguiti dopo 3 giorni da 3 imbarazzanti rientri in giunta. Certo, potete disquisire tra di voi su qualche lieve differenza, ma che importa determinare con esattezza il numero quando è compreso tra 0 e meno 10. La matematica degli insiemi in fondo è questa: avere una visione ampia e allargata, come quella dei coordinatori provinciali. Come dei buoni genitori, questi coordinatori certo vi hanno sculacciato, e anche non poco, credo. Chi meglio di loro capisce con chi hanno a che fare? Poi vi hanno aiutato a mettere insieme i numeri e a svolgere il compitino. Adesso potete andare a nanna tranquilli. Non mancheranno di darvi una mano da qui a 15 giorni. Lo sanno con chi hanno a che fare. Lo avete dimostrato voi stessi. E in fondo, in quest'anno avete dimostrato che in bicicletta senza le rotelle non sapete andare. Signore Carlesso, la devo riinterrompere, purtroppo. Perfetto. Stiamo trattando il bilancio. Sono passati 5 minuti? Sì, però lei sta divagando, sta parlando d'altro. Variazione. Sto trattando anche del bilancio di quest'anno. Benissimo, e allora vado al bilancio. Questa è la variazione, però. Sì, la variazione di bilancio. Posso proseguire, Presidente? Certo. Mannino? Certo. Ok. Allora, quello che sta... Dove sono arrivato? Da qui... Ok. Quello che state facendo ha qualche utilità per Fagnano Olona? Ha qualche utilità per Fagnano Olona? Uomini o numeri? O solo un modo per stare lì con qualche compromesso e qualche compromesso sulla propria dignità? Il sindaco scriveva nella lettera di dimissioni: è venuta meno da parte mia la fiducia in parte della maggioranza e ritengo sia impossibile proseguire nell'azione amministrativa. Poi, Fagnano ha bisogno di una guida sicura che vada al di là delle beghe del passato e della conta delle bandierine, con persone in grado
di coniugare capacità amministrativa, una visione, scusate, una visione di ampio respiro e soprattutto con idee, con forza del pensiero, nell'ottica esclusiva del bene del paese. Ho cercato assessori esterni che potessero darci una mano, ma quando le posizioni restano inconciliabili, perché a monte ci deve essere il rispetto degli accordi, per me non rimane che andare a casa. Cosa è cambiato? Tutto ciò ha l'aspetto di un teatrino imbarazzante, ma come dicevo prima, basta fare qualche compromesso con la propria coscienza e dignità e tutto può andare avanti. In fondo non è la prima volta e forse ne sarà nemmeno l'ultima. Competenza? Quale competenza è stata dimostrata sino ad oggi? Non serve una risposta, per chi non l'avesse capito, è una domanda retorica. La risposta ve la siete già data voi. Ve la siete già data voi stessi. Un giro di giostra e via, tutto ritorna come prima. Vede sindaco, un sindaco deve avere prima di tutto la consapevolezza della responsabilità del ruolo che gli hanno affidato i cittadini e che purtroppo non si è vista nell'atto di consegnare le dimissioni. Non si è vista. Tutto è venuto venerdì scorso. Nomina dell'assessore Rose. Riunione più o meno di maggioranza, al termine della quale, con assoluta leggerezza, senza pensare alle proprie responsabilità, nell'impeto del momento, lettera di dimissioni e comunicazione alla stampa. Si può fare un passo di questo genere con tanta leggerezza? Non datemi la risposta. È così che lei l'ha definita. Occorre una guida sicura. Di cosa abbiamo bisogno a Fagnanolona? L'ho detto sindaco, competenza. Cosa avete scelto? A Fagnano occorre organizzare, e qui ci stavamo, nei 20 giorni prossimi, dopo le dimissioni, eravamo disponibili a trattare un cronoprogramma per arrivare a fare degli interventi necessari per Fagnano, e ve lo dico. A Fagnano occorre organizzare gli interventi per il contrasto alle emergenze economiche e sociali in cui siamo piombati. Occorre far ripartire i centri estivi. Cosa è stato fatto? Rispondo io, ex assessore alla scuola Guaglianone, nonché neo assessore alle politiche giovanili. Domani si farà una riunione, la riunione del costante domani, mentre tutti gli altri comuni hanno già fatto. Comunque, consigliere Carlesso, consigliere Carlesso, io è la terza volta che la devo interrompere. Consigliere Carlesso, mi scusi, io adesso vorrei far rispondere l'assessore Conte. Lei mi deve spiegare la sua supercazzola di stasera cosa c'entra con la variazione di bilancio. Mi scusi, consigliere Carlesso. Allora, il discorso è: la pazienza, ogni cosa ha un limite. Va bene? Se dobbiamo fare i monologi, noi stiamo trattando la variazione di bilancio. A me è dispiaciuto che prima lei è uscito, sinceramente, tanto che l'ho pregata anche di rientrare. Le ho fatto una domanda, presidente Mannino, sono già passati cinque minuti, perfetto. Abbondantemente. Okay. Però lei, purtroppo... Adesso l'assessore Conte su cosa le risponde sulla variazione di bilancio? Lei ha fatto il suo monologo sulla parte politica, per l'ennesima volta tra l'altro. Interventi sulla variazione di bilancio, scusate ragazzi, intanto anch'io perdo la pazienza. Grazie presidente, no, facciamo solo la dichiarazione di voto, che resta sempre quella dell'astenuto e... Grazie consigliere Carlesso. Consigliere Lomi, niente. No, il consigliere Lomi, il hai capogruppo detto Lomi. No, scusi. Niente. Capogruppo Beltemacchi? Niente. Ok, bene.
Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. I consiglieri favorevoli? I consiglieri contrari? E i consiglieri astenuti? Che sono sempre 1, 2, 3 e 4. La schiuma è deliberazione immediatamente esecutiva, chiedo pertanto di procedere alla seconda votazione per l'immediata esecutività. I consiglieri favorevoli? Consiglieri contrari? E i consiglieri astenuti? Sono sempre 4. Passiamo quindi a trattare il sesto punto all'ordine del giorno, esame ed approvazione del rendiconto della gestione 2019. Passo la parola all'assessore Monica Conte perché proceda a illustrare l'argomento. Allora, come detto in commissione bilancio, faccio prima di tutto una piccola introduzione. Allora, diciamo che la vita amministrativa e contabile di un ente è scandita da due documenti importanti: uno il bilancio di previsione, che è un documento in cui si pianifica la parte economica e di programmazione politica, mentre poi abbiamo il bilancio consuntivo, che è quello che andiamo ad approvare, che andate ad approvare questa sera. Il documento di consuntivo viene anche appunto definito come rendiconto, proprio perché mette in evidenza quello che è il risultato di un anno, del 2019 nel nostro caso. Quindi si rendiconta e si certifica alla fine dell'anno quelli sono le spese e le entrate effettivamente sostenute per la gestione dell'ente. Si tratta di una sintesi di fine periodo che serve a rendere conto alla comunità del corretto utilizzo delle risorse e delle disposizioni del comune. Pur essendo due documenti, uno opposto all'altro, perché uno è di previsione e l'altro è di rendiconto, come ho detto in commissione, a me è sempre piaciuto pensare che sono comunque due documenti strettamente collegati tra loro, perché se ribaltassimo la situazione in una società privata vuol dire parlare di un budget e di un consuntivo, ma è ovvio che se il consuntivo è molto lontano dal budget vuol dire che ho sbagliato qualcosa. Nell'ente locale ovviamente il previsionale è molto importante perché delinea quelle che sono le disposizioni e le disponibilità che si hanno per poter mettere in atto tutto quello che si vuole. E sbagliare sulla previsione ovviamente porta a diversi problemi. Quindi il consuntivo e il bilancio di previsione sono molto collegati tra loro, anche per poter poi eventualmente modificare il tiro e raddrizzare per il prossimo bilancio di previsione nelle varie ipotesi. Entrando nei numeri, possiamo dire che il nostro bilancio consuntivo evidenzia un risultato di amministrazione, così si chiama nella contabilità dell'ente, per l'esercizio finanziario 2019 con un importo pari a 3.353.581,66. Per ottenere il risultato amministrativo non partiamo nient'altro da quello che è il fondo di cassa, ovvero proprio le disponibilità, il fondo finale di cassa, le disponibilità liquide dell'ente, aumentate e diminuite dai residui attivi e passivi finali. Attivi non sono nient'altro che i crediti che l'ente deve incassare, i passivi sono i debiti che l'ente deve pagare. La composizione del risultato amministrativo dei nostri 3.353.581 è dettagliato in diverse voci. Abbiamo dei fondi che hanno una denominazione particolare proprio perché possono essere utilizzati in diversi modi. Abbiamo i fondi liberi, 1.652.752,85. Fondi vincolati, 221.906,71. Fondi destinati agli investimenti, 83.532,50. E fondi accantonati, 1.395.389,60. L'entità di questi fondi è un po' dettata da quello che è proprio il nome, quindi i fondi liberi sono proprio i fondi, il fondo che abbiamo a disposizione dopo l'approvazione del rendiconto da poter utilizzare per il comune. Il Cura Italia, se non vado errato, il decreto Cura Italia ha dato anche la disponibilità al comune subito dopo l'approvazione del rendiconto di utilizzare i fondi liberi proprio per la gestione dell'emergenza Covid.
Poi abbiamo fondi vincolati, questi sono dei fondi che vengono vincolati per imposizione di legge con determinate regole di bilancio. Fondi destinati agli investimenti sono quei fondi che vengono accantonati per determinati investimenti, quindi possono essere utilizzati solo per quegli investimenti. E poi abbiamo una fetta molto grossa nel caso del bilancio di Fagnano di fondi accantonati, dove la voce notevole è il fondo crediti di dubbia esigibilità, che è appunto quel fondo che si accantona in caso di esigibilità a dubbia appunto dei nostri crediti. Questo fondo non è utilizzabile. Per quanto riguarda il nostro risultato di amministrazione dei 3.353.581,66, questa è la figura al 31/12/2019. Di questo possiamo dire che la quota di risultato di amministrazione derivante dal 2019 è pari a 893.646,05, che si divide in due componenti, parte corrente e parte capitale. 653.241,61 per la parte in conto corrente e 240.404,44 per la parte in conto capitale. Se avete avuto modo di vedere la relazione che è stata presentata dalla Giunta, un'altra tabella che solitamente si prende bene in considerazione per analizzare il bilancio è la tabella dove si mettono a confronto gli stanziamenti finali divisi per missione rispetto agli impegni assunti. L'iter all'interno di un comune parte appunto dagli stanziamenti per poi arrivare agli impegni assunti. Questo in un certo senso evidenzia quanto è stato impegnato rispetto a quanto era stato stanziato fino alla fine. Nel caso di Fagnano possiamo dire che tutte le missioni hanno una percentuale molto alta di impegnato su stanziato, quasi tutti intorno al 90%, tranne sulla missione 10 trasporti, diritto alla mobilità, ma questo è influenzato da una diversa imputazione degli oneri a scomputo che negli anni precedenti non veniva considerato, quindi questo ha influenzato tantissimo. Infatti questa è la percentuale del 48%. Sul totale generale, sulle missioni di uscita, possiamo dire che gli impegni sugli stanziati sono pari all'83% degli importi. Continuando nella relazione, potete trovare quelli che sono i dettagli dei fondi vincolati, quindi dei 221.000 euro, che sono appunto quelli derivanti da leggi e da principi contabili e sono maggior parte per accantonare il 10% per gli abbattimenti delle barriere architettoniche, quindi in questo caso si può utilizzare solo per questa parte, i proventi che arrivano dai codici della strada, il fondo innovazione, i fondi accantonati, abbiamo detto, quelli che sono il credito di dubbia esigibilità, l'indennità che si deve accantonare per il fine mandato, i rinnovi contrattuali, i vari contenziosi, le fondo copertura perdite delle società. Per quanto riguarda i fondi destinati agli investimenti, ci sono quelli che vengono dettagliati, quelli che sono specificatamente utilizzabili dagli investimenti stessi. Si dettaglia quello che è i residui con l'anzianità superiore ai 5.000 euro e si entra nel merito di quelle che sono degli aspetti un po' più tecnici, ovvero il comune di Fagnano Lona non è titolare di diritti reali di godimento, c'è il dettaglio delle partecipazioni dirette, quindi quello che parla di ACAM, AGESP, Società per la tutela ambiente dei torrenti Arno, Rile Tenore, Società per la tutela ambiente del bacino del fiume Olona, con i relativi crediti e debiti del comune. Il comune non ha sostenuto alcun onere né impegno derivante da contratti relativi a strumenti finanziari derivati, non ha prestato alcuna garanzia a favore di enti o di altri soggetti e vi è poi l'elenco di quelli che sono gli allegati l'elenco degli investimenti 2019, che riporta per ogni spesa la relativa fonte di finanziamento. Penso di aver detto tutto. Interventi? Prego, consigliere Michelon. Allora, chiedo una conferma perché potrei aver capito male.
La quota libera di parte corrente dell'avanzo è cospicua, dico bene? 1.600.000. Ok, infatti dicevi prima appunto che sono fondi liberi. Vista la situazione mi chiedo se c'è un programma, c'è una progettazione d'uso di questi fondi, visto che abbiamo la possibilità di averli, se avete già pensato come utilizzarli. E quindi c'è una domanda non tanto tecnica quanto politica, avendoli a disposizione in questa situazione, come posso efficientarli per poter risolvere i problemi che abbiamo? Prima volevo fare una precisazione, libero nel senso che appunto può essere utilizzato per qualsiasi cosa. Non so se ricordate quando abbiamo fatto il bilancio di previsione, avevamo specificato che alcune voci non venivano, o alcuni investimenti, alcune spese non venivano inserite specificatamente, perché si aspettava, visto che non si poteva fare nei primi periodi, si aspettava il rendiconto per poterli poi fare. Quindi l'idea penso che sia sempre, poi politicamente parleranno gli altri, l'avanzo libero quindi è utilizzabile per quelle spese che erano state previste e pensate per il futuro. Questo che io ho detto del Cur Italia è un'aggiunta che è stata data, quindi il Cur Italia ha dato la disponibilità ai comuni di decidere se utilizzare questi fondi per la spesa della gestione dell'emergenza, senza dover aspettare che arrivino altri fondi, certo, dal centro. Poi, okay. Sì, quello lo immagino. Certo è che di fronte a un bilancio di questo tipo, cioè, insomma, da donna di impresa mi viene da dire come uso questi soldi, quindi penso che ve lo siate posti anche voi la domanda e quindi vorrei sapere la risposta. Sì, voglio solo specificare che questo 1.600.000 non è una cosa che abbiamo generato nel 2019, ma ce lo portiamo avanti da anni, quindi anche il buon senso del buon padre di famiglia direbbe anche che comunque sì, si devono continuare ad avere anche far fruttare, futuro. Certo. Okay. Sì, quindi l'idea è che sono disponibili, sono lì a disposizione. Okay. Okay. E non è un risultato di quest'anno. No, certo, però se ce li ho, cioè, che cosa posso anche decidere di anche non toccarli, per l'amor del cielo, però sì, ecco, sì, sono decisioni, è la, certo, scelta della, sì, bisogna sempre pensare che poi ci sono tutte le spese correnti e tutta la macchina comunale che comunque deve continuare a viaggiare. Okay. Quindi io parlo per la parte tecnica. Quindi qualcuno vuole rispondere? Sì. Prego, sindaco. Stiamo già valutando con i servizi sociali, soprattutto con in vista di anche dei nuovi fondi che arriveranno dal governo, ma che non abbiamo ancora la cifra esatta, ma stiamo già lavorando sullo spostamento di alcune risorse proprio per l'emergenza sia alimentare sia abitativa. Adesso dovremo fare delle valutazioni, per il resto verranno, non tutti naturalmente, utilizzati per alcune opere che avevamo già in programma e che aspettavamo appunto il consuntivo perché possano essere utilizzate, però sicuramente nelle prossime settimane, anche con l'insediamento della nuova giunta, faremo tutta una serie di valutazioni partendo però dalla priorità dell'emergenza coronavirus. Su questo dobbiamo lavorare in queste settimane, non era prevedibile quando avevamo fatto delle ipotesi nel bilancio preventivo. Prego, consigliere Garlesso. Ci vuole un impegno maggiore che non c'è stato fino adesso, un impegno maggiore. Le cose da fare sono tutte sull'emergenza Covid. Noi abbiamo 200.000 euro inutilmente a bilancio su un'opera inutile, allargamento della palestra delle scuole medie di via Venegoni,
che non è ancora partita, che non è ancora partita. E stiamo prevedendo di impegnare 200.000 euro per l'acquisto del terreno e l'allargamento della palestra. Non è ancora partito il cantiere da un anno a questa parte. Le cose da fare sono molte e subito, e ci vuole un impegno maggiore. Come altri comuni, riprendo quello che avevo scritto, occorre fare, impegnarsi per i centri estivi, e ripeto, non è ancora stato fatto nulla. La riunione è domani, doveva essere 3 settimane fa, non domani, 3 settimane fa, come hanno fatto gli altri comuni, che hanno già stanziato e aperto un capitolo di spesa ad hoc, perché si sa già che arriveranno i finanziamenti e hanno già organizzato la cosa, perché la scuola finisce tra una settimana, non tra tre mesi. E noi facciamo la riunione domani. Occorre aprire un capitolo di spesa per le famiglie in difficoltà e non sull'ISE dello scorso anno. Difficoltà adesso, dopo l'emergenza. Quanti sono in emergenza economica? Come hanno fatto altri comuni. Hanno già fatto e hanno già deliberato, perché occorre una struttura a bilancio per fare queste cose e per farle rapidamente. Occorre aprire un capitolo di spesa per l'annullamento o la riduzione della tassa Tari, almeno per il periodo di chiusura delle attività, almeno per il periodo della fase 1. Occorre prevedere un capitolo di spesa per l'annullamento della TOSAP, la tassa sull'occupazione del suolo pubblico, per le attività che ne usufruiranno, altrimenti come si riparte? Ma bisogna farlo adesso, e voi siete stati impegnati fino adesso a discutere di poltrone. Occorre aprire un capitolo di spesa, ripeto, per i centri estivi, e voi non l'avete ancora fatto. Di cosa discutiamo? Un bilancio consultivo del nulla, e l'avete riconosciuto voi stessi. Fagnano ha bisogno di una sola cosa: di un'amministrazione competente e con dignità. Io questa sera non ho visto né uno né l'altro. Dimostratemi il contrario. Bene, quindi questa volta vi lascio veramente questo bilancio sul nulla, votatevelo voi. Bene, altri interventi? Allora voleva rispondere se... il signor consigliere Carlesso. Volevo risponderle, però posso rispondere solo due cose? Prego, prima l'assessore Conte. Okay. No, io voglio fare solo due precisazioni. Lei ha parlato di Tari, TOSAP e un altro attributo. No, quello non c'entro io, parlerà probabilmente. Io parlo dal punto di vista... posso risponderle sulla Tari e sulla TOSAP. Allora, Tari, non sono ancora state messe le bollette perché non so... Sì, no, le sto spiegando. Posso rispondere però? Grazie. Allora, Tari, io le sto spiegando dal punto di vista finanziario tecnico e dell'ente locale. Allora, Tari, non c'è ancora la tariffazione, non è stata ancora messa la tariffazione. Non sto entrando nel merito di perché e per come, le sto soltanto dicendo che lei ha chiesto di sospendere la Tari. Aspetti, mi faccia finire. Di sospendere la Tari non si può sospendere perché non c'è ancora. Aspetti.
parlava di TOSAP, si è preso in esame e si sta cercando di capire, ma il problema grosso della TARI, della TOSAP, così come l'IMU, stiamo parlando di tributi. Il comune, per legge, non può permettersi di togliere un tributo, perché per legge non lo si può fare. Si può fare delle agevolazioni, si possono modificare, per l'amor d'un cielo, ma non si può decidere di toglierla. Tanto è vero che le faccio notare che nel decreto rilancio l'IMU non è uno delle imposte, dei tributi che hanno sospeso, perché non si può sospendere. Il comune non si può permettere, perché potrebbe creare danno, ok? Quindi le posso garantire che su Tari non c'è ancora tariffazione, si sta procedendo. Per TOSAP si è preso in considerazione trovare una soluzione per poter andare incontro alla cittadinanza. Questo è quello che volevo precisare. Prego. Però non viene registrato. Bene, allora registriamolo. Allora, se lei ha una struttura a bilancio con una cifra anche simbolica, però accende un capitolo di spesa su questa cosa, che è in riduzione, chiaramente, perché ha previsto probabilmente durante quest'anno un'entrata dalla Tari, giusto? Questo velocizza tutte le cose, ovvero per la tariffazione Tari occorre una regolamentazione o la riduzione, meglio che l'annullamento. L'annullamento lo chiedevo per il periodo di chiusura delle attività economiche, cioè fase 1, che non è durata un anno. No, però assolutamente. Occorre fare una regolamentazione adeguata, così come la TOSAP, se lei accende un capitolo di spesa, deve fare una regolamentazione e velocizza il tutto. Questo dicevo, questo deve essere fatto, ma da subito. Sì, allora l'accendere il capitolo non penso che sia grosso problema. Allora, voleva rispondere anche l'assessore Guaglianone. Si sente? Sì. Okay. Buonasera a tutti, buonasera signor Carlesto. Allora, io volevo rispondere al fatto dei centri estivi. Lei ha ben detto. Architetto Carlesto, buonasera. Allora, volevo rispondere ai centri estivi. Lei mi ha detto che nei comuni limitrofi, penso. Borgo Minore, Borgo Maggiore. Ok, hanno scelto di operare sui centri estivi. Ci sono delle linee operative regionali che vanno rispettate, che ancora neanche loro hanno ben definito come svolgere questi centri estivi. Stiamo facendo, valutando, prima di tutto avendo fatto una riunione dove c'è un tavolo di cabina di regia dell'ambito, dove si stanno valutando svariate opzioni, dove in questo tavolo sono stati invitati tutti i componenti degli svariati territori, privati e non, anche con le parrocchie. Domani si farà il punto della situazione su questo, come lei ha già detto, e abbiamo invitato i nostri enti del territorio per chiarire la situazione. Per quanto riguarda i soldi che lei ha detto, stiamo valutando anche nel bilancio come muoverci su queste voci, soprattutto per fare questi centri estivi. Arriveranno, come ben detto, dei soldi per fare un accreditamento, prima di tutto d'ambito, dove noi partecipiamo, e quindi ci stiamo muovendo passo per passo per fare le cose fatte bene come si deve, anche perché, come lei ben sa, c'è un rapporto educatore bambino, ok? Dipende, è 1 a 5, 1 a 3 e 1 a 1, anche perché se vogliamo includere anche i disabili c'è anche questa problematica. Quindi noi stiamo valutando tutte queste opzioni. Non è facile, come lei ben sa, in epoca Covid. È vero, il tempo stringe, ma non si preoccupi che ci stiamo mettendo tutta la buona volontà, assolutamente, perché la prima cosa a cui pensiamo non è di certo la poltrona, ma le famiglie. Altri interventi? Prego, consigliere Carlesso. Sempre sempre il microfono le chiedo. Grazie.
Altri comuni, Gorla Minore, ha già acceso un capitolo di spesa su questa determinata attività e ha già parzialmente organizzato il tutto, così come Gorla Maggiore. Probabilmente Gorla Minore e Gorla Maggiore avranno preso questa responsabilità di Non sono gli unici comuni. Ok, non sono gli unici comuni, va bene. Noi aspetteremo le linee operative regionali e provvederemo al lavoro da svolgere. Sì, operative, ma che non ben definiscono il tutto. Accendere un capitolo di spesa, bisogna farlo adesso. Ok, altri interventi? Prego, capogruppo Beltemacchi. Accendiamo sto capitolo. Se vuole. Può fare quel che vuoi. Vedo lei. Spento il microfono, sì. Riparti. Oggi noi tutti ci siamo assunti una grande responsabilità e vi invito, me compreso, a lavorare su cose concrete e urgenti che certo non mancano. E dopo questi giorni difficili mi posso dire fiducioso sul lavoro che da qui in avanti verrà fatto, sperando che gli errori fatti siano di monito per tutti. Da adesso non abbiamo più scuse. Chi ha detto sì a questa soluzione ora dimostri fedeltà, lealtà ed operosità. Per me questo è un nuovo inizio. Do il benvenuto ai nuovi assessori, la signora Corio e all'ingegner Rosa, ed auguro un buon lavoro al sindaco e alla giunta. Nel mio piccolo prometto che lavorerò come capogruppo per tenere unita la squadra e tenere aperto un dialogo costante con chi è chiamato in prima persona ad amministrare e anche con le minoranze. Ci tenevo a ringraziare Piera Stevenazzi per il lavoro che ha fatto e che farà, perché continuerà a farlo. Concludo. Credo che Elena Catelli sia la persona giusta al posto giusto, ma non lo credo solo io, lo crediamo tutti. E ovviamente il nostro voto al bilancio consuntivo è favorevole. Interventi. Prego, consigliere Baroffi. Grazie, presidente. Baroffi, scusi. Faccio l'ultima dichiarazione di voto per il bilancio consuntivo, partendo appunto come collega capogruppo Beltemacchi nel ringraziare l'assessore Conte che lascia l'incarico e che ha lavorato in questo comune per un anno. È giusto, anche se siamo in parti differenti, riconoscere il lavoro svolto e le operosità. Quindi grazie da parte di tutti noi. Mi viene difficile, molto difficile, fare un discorso sereno e di dichiarazione di voto su il bilancio consuntivo, perché avviene al termine di una serata difficile, di un periodo complicato, di una settimana travagliata per tutti noi e tutti voi. Se per caso io dovessi aver insultato qualcuno, io chiedo scusa. Non credo di averlo fatto. Io chiedo scusa se ho insultato qualcuno, perché non è mio modo di fare insultare qualcuno. E l'ho fatto anche, questo chiedere scusa, domenica, mandando un messaggio al sindaco, perché erano state messe in giro voci che a me personalmente davano fastidio, perché il ruolo, la responsabilità, il dovere che ci viene affidato dalla cittadinanza con le elezioni
è anche quello difficile di saper scindere le due cose, la parte politica dalla parte personale. In più di un'occasione, e qui mi rivolgo al vice sindaco Stevenazzi, giusto per far capire cosa vuol dire, quando mi tocca sbollire, perché guardi, cioè, se no gli insulti veramente vengono stasera. Allora, in più di un'occasione le minoranze come collaborazione fanno degli atti, e segnalare, fare mozioni, fare proposte è anche quello, è anche quello. Non è questione di fare i maestrini. In quante occasioni magari noi stessi ci siamo trovati a fare domande a voi consiglieri e non abbiamo avuto risposte? Ma perché? Perché come noi studiamo gli atti, le leggi, i regolamenti, tutto quello che è, pretendiamo che la stessa cosa venga dall'altra parte. Questo è stato un anno, ok, è passato 365 giorni, va benissimo, ma non è che sono 365 giorni ed è la prova, e dopo dal 366esimo si parte da capo. Qui è successo un po' questa cosa, perché al 366esimo giorno abbiamo fatto la giunta nuova, ma non è così, non è così. Cioè, il rispetto dei ruoli è anche questo. Quante volte la minoranza vi ha fatto domande e voi non ci avete risposto? Bertemacchi, io mi ricordo il suo discorso nella sera del bilancio, quando lei mi ha detto: noi vi ascoltiamo, impariamo. Ma no, ma no, ma no, Bertemacchi, ma lei non ci deve ascoltare e imparare, perché noi non abbiamo nulla da insegnare a nessuno. Perché il lavoro di consigliere comunale non ci viene insegnato a scuola, né sui libri. Sì, ci sono dei corsi, ma poi quando si è nel campo del consiglio comunale ci si deve arrangiare. E questo lo si fa per un motivo anche fondamentale, che deve essere la base, ancor prima della completezza oppure dell'impegno. Cioè, deve esserci la passione. Perché se lei è appassionato, voi siete appassionati, tutti siamo appassionati al paese, allora ci viene meno difficile imparare ciò che stiamo facendo. Ci viene meno difficile. E non è questione di essere interdetti o di sentirsi insultati, perché non è così. Non è così. Perché non si può fare le vittime. Perché non è questione... No, aspetta, non sto dicendo che stai facendo la vittima. Dice, non si può fare le vittime di fronte a certe cose, bisogna essere anche un attimino, cercare di capire il gioco politico qual è. Poi può essere bello, può essere brutto, può piacere, non può non piacere, ma nessuno ci ha obbligato a essere qui a fare ciò che facciamo, e ciò che facciamo lo facciamo non per diritto divino. E io me lo ricordo sempre, tutte le volte dico: il compito del consigliere comunale è quello di rappresentare tutti i cittadini comunali, anche coloro che non mi hanno votato. Bello, brutto che sia, è una cosa che ci mette in prima linea, ci mette tutti in prima linea, perché tutti siamo criticabili, perché come noi critichiamo, anche noi siamo criticati, attenzione, e non è facile fare le cose. 4 anni avete davanti, voi dite che li completerete. Io oggi ho scritto, come ho scritto venerdì mattina, mi dispiace aver portato male venerdì mattina, caro Presidente, quando ho detto che io apprezzo il tuo ottimismo. Io apprezzo il vostro ottimismo, però ripeto, ci vuole ben altro. Io non sto dando la seconda possibilità all'amministrazione, non ve la do. Cioè, io ho detto che do fiducia per vedere la vostra fine, il vostro declino, ma davvero io non vi do la seconda possibilità. Per me avete buttato via un anno, poi voi direte di no, però per me avete buttato via un anno, ed è grave. Voi dovete correre, ma correre più dei giamaicani alle Olimpiadi per fare le cose. E se non lo farete, e se solo provate a rallentare il passo, io sarò lì a bastonarvi con le parole, ma pesantemente più di quest'anno. Lo so, è brutto, eh? È brutto, però attenzione, perché come sono incavolato io, sono incavolati anche le persone fuori. Perché imparate una cosa: la politica non si fa con i mi piace su Facebook, la politica non si fa con i sorrisi in giro per la strada che ci fa la gente. No,
La politica la si fa anche prendendo decisioni che possono essere impopolari, ma che sono prese per il bene della cittadinanza, e questo è il nostro dovere. Concludo. Noi ci asteniamo su questo bilancio di previsione, che poi è un bilancio di consuntivo, che poi è un bilancio consuntivo che prende, diciamo, due amministrazioni, non una, non è un'amministrazione, c'è la ex amministrazione Simonelli e l'attuale amministrazione Catelli. Ci asteniamo per coerenza anche di tutto quello che è stato fatto. Io spero che ciò che ha detto la mia collega Simona Michelon, bravissima tra l'altro, non ho mai l'occasione di dirglielo forse personalmente, glielo dico qui in consiglio comunale, io spero che quello che lei ha detto, che ciò che riguarda la programmazione, quella domanda che vi ha fatto, come avete intenzione di spendere questi soldi, lo facciate. È questa la base dei prossimi anni, la programmazione. Voi dovete partire da una programmazione solida. Se non avete una programmazione solida, l'amministrazione non si fa in giornata, si fa sul lungo termine. Grazie. Prego, consigliere Lomi. Sì, anch'io voglio ringraziare l'ormai ex assessore Conte per la collaborazione che abbiamo avuto in quest'anno di lavoro. E chiudo anch'io dicendo soltanto, non voglio andare troppo oltre perché si è discusso molto stasera e anche usando dei toni che molto probabilmente non sono consoni a, non è l'aula del castello, però al consiglio comunale. Vi prego, la mia è una preghiera invece, di ascoltare i consigli che arrivano da tutte le parti. C'è del buono in ogni gruppo, c'è del buono in ogni luogo, in ogni persona. Quindi ascoltate i consigli che vi vengono dati, e soprattutto in questo periodo di crisi sanitaria e economica cerchiamo di essere più audaci. I numeri ci sono, non aspettiamo solo quello che ci viene, e speriamo presto e speriamo in grande quantità, dato dallo Stato. Ora è il momento di essere un po' più audaci. Altri interventi? Concludere? Nessuno? Ok, a posto. Allora chiedo ai consiglieri di votare per alzata di mano. I consiglieri favorevoli? Okay. I consiglieri contrari? E i consiglieri astenuti? Sono 4. Allora, è una deliberazione immediatamente esecutiva, pertanto occorre procedere alla seconda votazione per l'immediata esecutività. Chiedo pertanto ai consiglieri di votare. I consiglieri favorevoli? I contrari? E gli astenuti? Sono 4. Sì. Astenuto anche loro. Okay. Consiglio comunale è finito, ringrazio i signori consiglieri comunali per la partecipazione ed il pubblico qui presente. Buonasera a tutti. Delle delibere prendo io, sindaco, se mi consigli